Buongiorno, benvenuti alla TG 2000 Flash. Accogliendo l'invito del presidente ucraino Zelensky, Ursula von der Leyen è arrivata oggi a Kiev per celebrare la festa dell'Europa. Contenta di essere tornata, ha detto la presidente della Commissione europea, proprio qui dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno. Visita della von der Leyen preceduta, come sta accadendo da diversi giorni, da un fitto bombardamento russo sulla capitale, neutralizzato però dalla contraerea. Il 9 maggio in Russia si festeggia il Victory Day per ricordare la vittoria sovietica sulla Germania nazista nel 1945 e la fine del secondo conflitto mondiale. A Mosca, ad assistere alla tradizionale parata militare, anche il presidente Putin, tra rigidissime misure di sicurezza inasprite ancora di più, soprattutto dopo l'abbattimento qualche giorno fa di due droni sopra il Cremlino. Una guerra reale è stata nuovamente intrapresa contro la nostra patria. Oggi la civiltà si trova in un punto critico, ha detto il presidente russo. Raid aereo israeliano sulla striscia di Gaza. Secondo lo Stato ebraico sarebbero stati uccisi alcuni leader jihadisti. 13 morti in tutto, fanno sapere le autorità locali, e tra questi anche 4 donne e 4 bambini. Per il timore di una risposta palestinese, proclamato lo stato di allerta in tutti i territori israeliani intorno alla striscia. Le Nazioni Unite condannano l'uccisione di civili e chiedono di evitare una pericolosa escalation. Il governo convoca le opposizioni a Montecitorio per aprire la discussione sulle riforme istituzionali. Primo faccia a faccia diretto e ufficiale tra la premier Giorgia Meloni e la neosegretaria del PD Elly Schlein. Gli incontri sono iniziati alle 12.30. Sul tavolo anche la questione del presidenzialismo e della riforma della legge elettorale. Lo Stato, le forze politiche e sociali hanno saputo reagire, nonostante lo smarrimento iniziale, con coraggio e decisione alla sfida dei terrorismi. Una guerra che è stata vinta, parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del giorno della memoria dedicato a tutte le vittime del terrorismo. Il capo dello Stato ha voluto ricordare in particolare Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978, esattamente 45 anni fa. Il giudice non si presenta in aula e dunque niente udienza per Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani arrestato tra il 7 e l'8 febbraio del 2020 con l'accusa di diffusione di notizie false. L'appuntamento di oggi al tribunale egiziano di Mansour è stato rimandato al 18 di luglio. Fino ad allora il trentenne, rilasciato dopo quasi 2 anni di carcere ma non scagionato, non potrà lasciare il paese. E una studentessa di 13 anni è precipitata dalla finestra di una scuola media di Pescara. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina. Avrebbe detto all'insegnante che voleva prendere una boccata d'aria e poi sarebbe improvvisamente caduta. La ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale della città abruzzese. I soccorritori fanno sapere che è sempre rimasta cosciente, in corso tutti gli accertamenti medici del caso. Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio, disse Papa Giovanni Paolo II ai mafiosi nella Valle dei Templi ad Agrigento il 9 maggio del 1993 di fronte alla chiesa locale e a migliaia di fedeli. Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno che ha segnato uno spartiacque nell'atteggiamento della chiesa contro la criminalità organizzata. E con questo è tutto per ora, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 18.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.